qui palesemente terapia, io qua non posso abbastanza sicuro. Amici, sono qua con la mami. Siamo a Roma adesso. Siamo venute qua col ciuf ciuf. Vedete questo? È il mio obiettivo di oggi. Oggi voglio farlo, intanto che aspettiamo, perché oggi è una grandissima giornata, oltre al fatto che sono in vena di cambiamenti. Oggi è la giornata dell'anteprima del mio film al Festival del Cinema di Roma, infatti siamo qui per questo. Stasera andremo tutti insieme, io, mia madre e il mio migliore amico di Roma, alla prima. Sarà veramente emozionante, vi racconterò di più del film se siete interessati. Dopo arriverà Saturn, ve lo ricordate quello del video? Mi metto anzi un flashback, quello del video in cui abbiamo fatto uno scherzo, in cui lui aveva fatto finta di essere tipo innamorato di me e io mi ero spaventata e niente, abbiamo fatto un prank, cioè mi hanno fatto un prank. Devo dire in realtà, cioè penso che in realtà un po' mi piace, però un po' tipo... Cioè dopo 5 mesi... No. Siamo in un posto che si chiama tipo Hotel San Valentino. E di San Valentino in realtà non c'è nulla, perché vabbè, a parte il lampadario che è molto romantico, molto, molto artistico, ma qua io uso single come... Come posso dire? Sono single come... No, non c'è niente di single, le forbici sono doppie, le scarpe sono doppie, gli occhiali sono doppi. Solo io sono rimasta, sono single come la pianta, che comunque ha tante foglie, vabbè. Ecco, sono single come la pianta, che c'ha tanti amici attorno. Assurdo, pazzurdo, mazzurdo, abbiamo prenotato. Cioè io ve lo giuro... Veramente non credevo che questa cosa oggi si sarebbe realizzata. Non pensavo che mi dessero appuntamento così. E invece il primo che ho chiamato è dato l'appuntamento e tra un'ora vado. Se funzionano mai bar, no, per esempio. Perché qua in questa zona di Roma non abbiamo ancora trovato un bar aperto. Andiamo nell'hotel. Andiamo in hotel a berci un bel caffè intanto che aspettiamo il bro. Il bro che è in ritardo. Ecco uno dei motivi per cui Saturn non potrebbe mai stare con me. Perché io un ragazzo che fa il ritardo, io non lo accetto. Io non lo accetto perché io sono puntuale. San Valentino. Raga, hanno chiuso il bar pure qua. Guardate che c'è. Ma... Oh, eccoci amici, disordine dell'esistenza umana. Dopo un'ora. Dopo un'ora ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, siamo tipo in una posizione interrogatorio. Sì. Molto strana, questo è l'accrocco. È molto triste. L'accrocco. E adesso siamo qua davanti all'accrocco per rispondere alle domande più importanti della nostra vita. Addirittura. Ho preparato io. Vai, sentiamo. Iniziamo. Nome d'arte. Giulia. Io ormai Sador, da anni. Nome. Giulia, Sara. Mamma mia, cioè potevi evitarlo. Egocentrica. Alessio. Almeno uno. Come ti chiamavano da piccola, da piccola? Io mi facevo chiamare Stellina, ma che poi storia stranissima. Stellina. Stellina era il suo cane. Dai, no, eri te. No, io a me sempre Alessio, Ale. Sì, non avevo troppi nomi. Qual è stato il periodo più bello della tua vita? 17-18 anni. Per me invece sono stati i 14-15, perché ho avuto Miracle Tunes, il mio primo ragazzo, e quindi prime esperienze sono belle. Ci mettiamo anche in posizione di intervista con le gambe. Quali sport hai praticato maggiormente? Niente. Niente. Forse nuoto, quando ero piccolo, l'ho fatto per qualche anno, però... Che abbia c'erano poco ricordi. Non ho proprio ricordi di quel momento. Non vai d'accordo con Salvo. Non approva questo elemento. Salvo me spunta la mano. Sì. Esce dal bagno. Allora, aggiungiamolo a uno dei motivi di cui sappiamo noi. Io invece non è uno sport, però penso danza, cioè che è considerabile un'attività. Beh, è uno sport. No, è più un'arte che uno sport. Però... Ma è anche sport, che per dire. Sì, allenamento. Cantante che ascolti di più ora. Vabbè, ma tu Sfera. Io sì, però ultimamente Sfera. Non è che lo sento troppo. Quindi no. Però sì, facciamo Sfera, dai. Ha cambiato casata. Io invece ultimamente sto ascoltando un sacco di musica reggaeton. Invece, quindi ti dico Bad Bunny. Invece in casa nostra ormai c'è l'orecchia, che ascoltiamo di più? Solo me. È uscita l'altra ieri notte, sera. Ieri sera. Ieri mattina. Sì, Porsche, che è il mio nuovo singolo, insieme a DJ Matrix e Carolina Marquez. Tu
Giulia, chi è la tua migliore amica? Attualmente la mia migliore amica è Angie, che è la mia migliore amica da quando sono praticamente nata. Poi invece ne ho un'altra che si sta aggiungendo da poco, però sta diventando molto importante, che si chiama Ginevra. È la tua migliore amica? Sì. Che carini. Amico. Migliore amico. Dani. E il mio migliore amico... stavo pensando, ma è qua. Grazie. Da quanto tempo vi conoscete? Ci siamo visti una volta un anno e mezzo fa, penso. E poi ci siamo rivisti novembre dell'altro anno. Vabbè, più o meno da un anno e mezzo. Sì, come vi siete conosciuti? Eravamo andate a casa di Dani con Aurora e c'erano un sacco di persone poi lì e quello ha fatto un botto di un casino, poi cioè nel senso da lì è successo un casino perché io non avevo detto quella sera che sei andata da Dani al ragazzo con cui stavo, cioè Ergi, e da lì è successo un bordello perché si pensava che io l'avessi tradito e cose, però in realtà non era successo niente quella sera, c'era lui testimone. E quella sera lì è stato il misunderstanding più grande della mia vita, perché è l'unica cosa che io non ho mai detto in tutta la mia vita. Quella sera lì non l'avevo detta, non l'avevo raccontata, avevo gli incubi la notte, robe stranissime. Cosa volevi fare da piccolo, da piccola? Io forse astronauta, ma non si è realizzata troppo. Diciamo vabbè, di no. Vabbè, no, il tuo sogno soltanto devi dire, non so se è realizzato. Il mio sogno era quello di fare la ballerina. Cioè, in generale, da piccola sognavo di fare la ballerina, penso. Invece, adesso cosa vuoi fare nella vita? Adesso il mio sogno più grande sarebbe proprio vivere facendo l'attrice / presentatrice. Così. Io sto bene come sto ora, cioè sto realizzando tutto quello che devo fare, sto bene. Cosa fai in realtà? Allora, io in questo momento sono una speaker di Radio Z e sono una cantante, posso etichettarmi così, lo sto iniziando come carriera musicale e poi vabbè faccio l'attrice perché oggi c'è il mio film al cinema, ballo in una crew importante in cui ci sono tanti insegnanti di danza, scrivo e vabbè sono seguita da tante persone per cui sono anche una content creator. Io ho un'agenzia di messaggistica online. Consiglio per migliorare l'altra persona. Ah, io sono proprio curioso perché te un po' di tempo fa mi hai mandato tutto un messaggio lunghissimo di screzi. Allora, no, il mio consiglio per Saturn è sicuramente di essere più puntuale. Questo è il mio consiglio del giorno. Madonna, io sono sempre puntuale. Oggi ho fatto tardi perché c'era traffico. E tu? No, in realtà sei carinissimo. Sei proprio chill, tranquillo. Quindi non c'è niente che mi dà fastidio. No, non che ti dà fastidio, un qualcosa che la persona può migliorare in generale. Sì, guidare forse, perché non è troppo safe. Va bene. Così disse quello che non sa parcheggiare. Disse quella che entra nelle corsie degli autobus. Cosa invidi dell'altra persona? Riesce a stare proprio a fare amicizia con tante persone in maniera anche abbastanza stretta. Io invidio invece la qualità opposta, cioè chi si fa i cavoli propri. Lui invece secondo me è molto riservato, cioè tipo anche con i suoi, secondo me è una persona che tiene magari i suoi spazi così, sì. E io invece non ce la faccio. Che segno zodiacale siete? Sagittario. Cancro. Ma come vi vedete fra 5 anni? Cosa immaginate della vostra vita? Ah, io spero di fare l'attrice tra 5 anni, di essere su un set. Boh, fine. L'unica cosa che tengo necessaria è di fare il lavoro che mi piace nella vita. Ah, io spero di stare a Tenerife, tranquillo, nella mia casa. Tu vuoi vivere da Tenerife? Sì, per forza. Fico. Che viaggio vorresti fare con Giulia? Io lo voglio andare a Tenerife. Andiamo. Io ci sto. Andiamo, organizziamo. Devi dire all'orecchio dell'altro qualcosa di un segreto che fa... Che per vedere la reazione dell'altra persona. Ah, ok, non male. E vabbè, io la mia è grave, no? Ok, vai. La mia è grave. Non so manco come dirlo in maniera... Madonna, era così tanto grave. Dai, non pensavo era così tanto grave. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto Giulia? Ok, la prima volta? Beh, t'ho vista per poco in realtà. Mi sembravi molto riservata, in realtà, molto chiusa. Pensa. Non abbiamo... in realtà la prima volta hai parlato che volevi cambiare il mondo. E poi ti sei... Cioè, non hai parlato di altro, di te o di cosa. Quindi hai fatto un discorso e poi sei andata a dormire. Che era quella sera. Quella sera lì. E poi, quando ci siamo rivisti, c'era un po' di astio tra di noi. Sì.
Esatto, e poi quindi la domanda passa a me, che cosa ho pensato? Io lo odiavo, raga. Madonna! Cioè, allora, a parte che quel giorno lì, la prima volta che ti ho visto, manco mi ricordo che fossi lì. Cioè, per dire... Quale giorno? Quel giorno lì in cui ci siamo... Manco mi ricordo che c'eri. Pensate. Pensa, perché Madonna. Tipo non avevo una bella relazione con la sua ex e quindi io mi mettevo in mezzo e mi dava fastidio. Madonna. No, io non lo sopportavo, raga, non lo sopportavo. Poi adesso lo adoro, ottimo, cioè. Ottimo. Apprezzo l'onestà. Ma lo odiavi in tre. No, non lo odiavo. Lo sopportavo. Grazie. Apprezzo l'onestà, dai. Signore. Ultima domanda. Secondo voi? Sull'est. Vi siete detti sempre tutto? No, secondo me alcune cose ce le siamo proprio dimenticate o non avevamo proprio il tempo di dirci. Però penso che lei sappia buona parte delle cose che mi sono successe da quando l'ha conosciuta, quindi penso di sì. Non tutto, però buona parte, dai. Anche lui di me. Ultimamente poco perché ci stiamo sentendo poco, ma poi perché non viviamo vicini, sennò sapremo proprio tutto. Sì, letteralmente. Ti fidi totalmente? Di lui? Di te? Di lui? No. No, sì, comunque sì, dai. Sì? Sembra molto fake, madonna. Sì? 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 Sì, dovrei rispondere sì. Dove rispondo sì. È finita? È finito? È finito, siamo ancora amici? Siamo ancora liberi? Wow! L'interrogatorio è finito. Ora andiamo a fare questo piercing real. Raga, palesemente illegalmente. Sì, qui palesemente te la chiedo, io qua non posso passare sicuro. Meno mille. Qua mi levano sicuramente la macchina. Ma io non so sicuro che qua ci posso passare. Non lo so. Io non credo. Non ci sono mai passato. Ma gravissimo. Però ci vedi i camion, penso. Ma è gravissimo. Se entrano i camion possiamo entrare anche noi con la smartina. Già. Come ce l'abbiamo fatta a parcheggiare qua? Infatti non abbiamo parcheggiato perché guarda lo spazio che c'è sta. Vabbè, fa niente, non abbiamo parcheggiato bene, questo è un altro punto, c'è un vuoi ancora un po' di plastica da mangiare? Secondo me abbiamo fatto tutto sbagliato, però nello sbagliato abbiamo fatto qualcosa di giusto. Sono qua, io, e nulla, non stiamo per fare questa cosa. Non è quello che vuole lei? Poi ti faccio sdraiare del piercing. Va bene. Allora, adesso Saturn mi ha abbandonato. Nel momento, l'unico momento in cui ci doveva essere, Saturn mi ha abbandonato, che poi in realtà non ho paura di niente, Era semplicemente per la presenza. Saturn ha appena scoperto che dove abbiamo parcheggiato la macchina serviva il permesso del comune e quindi è andato a togliere la macchina. E vi porto io nel documentare questa esperienza improvvisata 2 minuti fa. In realtà 2 ore fa. Pronto? Mm-hmm. Fatto. Grazie. Emozionatissimo ovviamente. Tantissimo te. Mamma, non te lo spiego neanche. Ma ragazzi, cerchiamo di metterci vicino. Giulia, non piangere, Giulia. Dobbiamo andare. Non piangere. Qua siamo in sala e sta per iniziare il film, ma non lo possiamo far vedere perché pagate. Niente, saluta. Un saluto. Anche qua. Qui c'è tutto il cast. E niente, ci siamo appioppati, la fila migliore. Volevo presentarvi veramente le persone che fanno questo film, che sono gli attori. Questo è un film corale, un film in cui, come dico sempre, c'è molto materiale umano e racconta tante sfaccettature, diciamo, dei nostri conflitti e della nostra generazione, di come vediamo il mondo, di come ci approcciamo agli altri. Veronica Baleani, Gaia Di Leo, Alessandra Penna, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Giulia Sara Salemi, Marco Brandizzi e Daniele Vagnozzi. Direi buona visione a questo punto. Seconda intervista del giorno. Cosa ne pensa? Video, sì, video. Film veramente bellissimo. E lei è stata fantastica, quindi approvato. Approvato. Sì, l'ho pagato. Ma pagato.
siamo cronologicamente a 24 ore dopo. Vi devo far vedere che elemento è arrivato stamattina. Eccolo, è arrivata l'amore della nonna. Mia nonna è arrivata con sua figlia, cioè mia zia, che è una matta pure lei. Poi mi chiedono da dove ho preso. È arrivata mia zia con suo figlio, un altro matto che è una trottola che non si vede più in casa perché cioè va alla velocità della luce, devono aggiungerlo alla Marvel. Io sto studiando per gli esami all'università e ho appena realizzato di aver fatto questo piercing, anche se mi hanno un po' ingannata perché mi avevano detto che mi avrebbero fatto l'anellino, ma l'anellino alla fine non lo fanno mai, è soltanto un'esca. Comunque assurdo, cioè io dopo il tutto della prima e di tutte cose, io non mi sono fermata perché ieri sono andata a Vicenza a girare questo videoclip di Porsche che si spera che uscirà alla fine della prossima settimana, grande spoilerone, ve la butto là. Vi farò sapere anche dove, iniziatemi a seguire sugli altri social, mi chiamo Giulia Salemi trattino basso Real su Instagram, seguitemi lì e continuo a studiare. Un bacio, ci vediamo al prossimo video. Mua.